Benvenuto nel nostro webinar sulla preparazione al rientro a scuola. Mi chiamo Ida Baresi, sono una logopedista, sono qui con la dottoressa Meryl Scheckman. Il cambiamento può essere difficile per molti bambini e famiglie. A seconda dell'esperienza scolastica tua o di tuo figlio l'anno scorso, quest'anno potrebbe essere una transizione perché le scuole tornano all'apprendimento di persona. Questo può far emergere molte domande, preoccupazioni e ansie per bambini e genitori. Prendersi del tempo nel prossimo mese per pianificare sarà importante per sostenere i bambini durante questa transizione. Qualsiasi grande cambiamento nella routine può portare a molte emozioni diverse. Queste emozioni possono essere diverse per ogni individuo. È importante prestare attenzione a una qualsiasi dei seguenti segni. Aumento di mal di testa, mal di stomaco, comportamenti di recitazione, autoaffermazione negativa o comportamento irrequieto o puro, una diminuzione della motivazione e del coinvolgimento in attività divertenti. Fai sapere ai tuoi figli che hai visto il cambiamento e che vuoi capirlo e aiutarlo. Aiutali a identificare ciò che sentono e a descriverlo in qualsiasi lingua sia a loro agio. Possono persino disegnare un'immagine di come si sentono e dove lo sentono nel loro corpo. Una volta che hanno descritto come si sentono, è importante mostrare e dire loro che apprezzi la loro onestà e capisci come si sentono con informazione come può essere spaventoso tornare a scuola dopo essere stato via per così tanto tempo. Sarei triste anche io se non potessi più restare a casa. Vuoi mostrare che la loro emozione ha un senso e motivo, usando le loro parole. Siamo anche sicuri che anche voi, come genitori o tutori, state attraversando dei cambiamenti. Quindi, anche dimostrare i cambiamenti nelle tue emozioni potrebbe essere utile. Se possibile, fai sapere anche come gestisci le tue emozioni. Fornire routine e strutture nella propria vita concentra coerenza e un senso di sicurezza. In particolare per bambini e adolescenti, permette loro di crescere e maturare in modo sano e appropriato. La struttura e la routine, sebbene possano cambiare o fluttuare, possono ridurre l'incertezza, il dubbio, lo stress e altri pensieri ed emozioni spiacevoli. Ecco un esempio di routine per un bambino o un adolescente che frequenta la scuola. Mattinata e serata scolastica. Prima della scuola, sveglia alle 6. Lavarsi i denti e lavarsi il viso. Vestirsi. Fare colazione e andare a scuola. Dopo la scuola, fai uno spuntino, fai i compiti, hai del tempo libero se possibile, cena, fai la doccia o fai il bagno. Preparati per andare a letto. Prepara lo zaino e prepara tutto per la mattina. E hai del tempo libero e o vai a letto quando non c'è scuola a causa della vacanza o del fine settimana. Sabato, svegliati più tardi del solito. Finisci i compiti o i progetti. Goditi il tempo con amici e familiari.
Goditi l'attività e vai a letto più tardi del solito. Domenico, svegliati più tardi del solito. Goditi il tempo con gli amici e la famiglia. Goditi l'attività, prepara lo zaino, prepara tutto per la scuola. La mattina e vai a letto allo solito o quando c'è scuola il giorno successivo. Imparare molte abilità di coping è importante, in modo che si possa sapere cosa funziona e cosa non funziona, altrettanto bene per loro. Quando si provano emozioni intense di qualsiasi tipo, positivo, ad esempio felice o eccitata, o a disagio, ad esempio tristezza, paura, rabbia, eccitera, giudizio, la capacità di coping può aiutare a controllare le emozioni in un modo più gestibile. Ad esempio, alcune abilità di coping includono costruire con il Lego, respirare profondamente, usare una palla antistress, ballare, ridere, tenere un diario o scrivere, correre, ascoltare la musica, giocare a videogiochi. Prendessi una pausa, un momento per se stessa e colora o disegnerà. Stabilire e mantenere amicizie è un'importante pietra miliare dello sviluppo per i bambini e gli adolescenti in età scolare. Riintrodurre i bambini e mettere in contatto con i coetanei è un altro modo per ridere l'ansia per il ritorno a scuola. Se i tuoi figli non si ancora connesso con i coetanei, prendi in considerazione un'introduzione graduale. Ad esempio, puoi impostare prima una data di gioco virtuale, poi un gita al parco giochi. Successivamente, puoi impostare una data di gioco con un amico. Una volta che sono a loro agio, puoi provare a postare una data di gioco di gruppo. Se ciò non è possibile, considera di provare sport organizzati come il tennis o il calcio. O programmi organizzati di persone come musico, programmazione, arte o scrittura. Sarà importante parlare con i tuoi figli e altri genitori della definizione delle aspettative prima di una data di gioco, come di vedere l'uso delle maschere e l'igiene delle mani in modo che tutti siano chiari. Proprio come l'anno scorso, molte cose sul prossimo anno scolastico saranno imprevedibili. Non sapere cosa accadrà può essere stressante. Quindi, ecco alcuni suggerimenti per preparare la tua famiglia ad affrontare queste situazioni. In primo luogo, identificare fonti di informazione affidabili in grado di fornire aggiornamento o notifica. Questi possono essere personale scolastico, siti o Twitter. Puoi anche trovare informazioni sulle politiche COVID-19 della tua scuola, come i criteri per la chiusura o le politiche per malasha, in modo che la tua famiglia sappia cosa aspettarsi. Sarà importante prendere il controllo di ciò che puoi. Ciò puoi includere il mantenimento di routine come la gestione del tempo di sonno e vegli e la continuazione delle attività quotidiane. È possibile anticipare i cambiamenti ed essere preparati creando un piano B, C o D. Considera anche la creazione di un piano
se tuo figlio si ammala o la scuola chiude, come un piano di riserve per l'assistenza all'infanzia o per il lavoro. Considerare l'utilizzo di un programma visivo per rendere questa routine visibile e tangibile a bambini e adolescenti. Sarà importante parlare con i tuoi figli delle sue preoccupazioni e di conoscere le sue incertezze. Cerca di mantenere linee di comunicazione aperte con loro. Considera anche l'uso di distrazione, esercizio ed esposizione all'informazione schiaccianti per aiutare il pensiero su queste cose. Essere consapevoli dei segni di ansia come cambiamenti nel sonno, nell'appetito, nell'umore o nel comportamento. Infine, prendi in considerazione la creazione di una rete di supporto a cui puoi rivolgerti per ricevere aiuto o supporto. Storie sociali. Che cos'è una storia sociale? Una storia sociale è un ottimo strumento da utilizzare per fornire indicazioni e spiegare diversi tipi di situazioni sociali e come rispondere. Le storie sociali sono scritte per una varietà di scopi basati sulle esperienze di un individuo o bambino o sulla risposta a eventi o situazioni. Non viene utilizzato per modificare un comportamento, ma piuttosto delineare ciò che ci si aspetta socialmente dall'individuo nell'ambiente specifico. Come scrivere una storia sociale? Innanzitutto, inizia con identificare una situazione in cui tuo figlio ha difficoltà a comprendere o a mostrare comportamenti appropriati. Una storia sociale è solitamente scritta in prima persona dal punto di vista del bambino o del bambino. Utilizza un linguaggio positivo e rassicurante per rispondere a chi, cosa, quando, dove, perché della situazione e o del comportamento o comportamento target. I supporti visivi, come le immagini, sono utili per dare un significato alla storia, come le immagini della scuola, dalla scuola, dell'aula, dello scuolabus di tuo figlio, eccetera. È meglio creare un libro e leggerlo insieme a tuo figlio più volte. Per ulteriori informazioni su come scrivere una storia sociale, ad esempio, Google storia sociale e troverai molti esempi e storie per aiutare tuo figlio a tornare più facilmente nella transizione dell'andare a scuola di persona. Potresti provare le seguenti cose. Esercitati ad andare a scuola. Se tuo figlio va a scuola a piedi, pratica la camminata insieme. E se tuo figlio è in grado di farlo, chiedi a tuo figlio di camminare un'altra volta. Visita l'edificio scolastico, chiama alla scuola e chiedi se puoi visitare l'edificio. Se non vuoi, almeno visita l'esterno in modo da poter indicare dove uscirà, entrerà tuo figlio, dove si trova il cortile della ricreazione, eccetera. Per i bambini che hanno il trasporto con la scuola bus del DOE, puoi contattare il Dipartimento dei Trasporti del DOE e organizzare che tuo figlio si eserciti a salire sullo scuola bus andando e tornando da scuola. Tempo sullo schermo.
I bambini e gli adulti trascorrono una notevole quantità di tempo su dispositivi tecnologici. Gli studi hanno dimostrato che gli 8 a 12 anni trascorrono in media quasi 5 ore al giorno sugli schermi, mentre gli adolescenti trascorrono in media poco più di 7 ore al giorno. Questi numeri non includono il tempo trascorso utilizzando gli schermi per i compiti o la scuola e risalgono al 2019, prima della pandemia di Covid-19. Gli schermi sono tutti interni a noi. Sebbene forniscano informazioni in trattamento e persino istruzione, è necessario un sano equilibrio tra tempo davanti allo schermo e tempo libero dalla tecnologia. Durante la pandemia di Covid-19, molte persone hanno trascorso ore e ore al giorno guardando gli schermi. Per molti bambini la scuola si svolgeva su uno schermo. I compiti sono stati condotti su uno schermo. Le interazioni sociali avvenivano su uno schermo. L'intrattenimento, come guardare film, televisione o giocare ai videogiochi, avveniva su uno schermo. Quando le famiglie iniziano a prepararsi per una transizione all'apprendimento di persona, iniziare a limitare il davanti allo schermo diventa molto importante. Alcuni suggerimenti per iniziare a limitare il tempo sullo schermo includono modellare un uso sano dell'elettronica, creare zone o ore del giorno senza tecnologia, impostare timer per limitare il tempo sullo schermo, fornire attività alternative, a fare un piano per iniziare gradualmente e a ridurre il tempo sullo schermo. Dormire. Il sonno è essenziale per il successo scolastico dei bambini. I bambini e gli adolescenti in cui i genitori stabiliscono un orario per andare a dormire hanno maggiori probabilità di dormire a sufficienza. Di quanto sonno ha bisogno tuo figlio? Bambini in età prescolare tra 3 a 5 anni hanno bisogno di 10 a 13 ore. Bambini in età scolare fino a 6 a 13 anni hanno bisogno di 10 a 11 ore di sonno e adolescenti 14 a 17 anni hanno bisogno di 8 fino a 10 ore di sonno. Ricorda che adattarsi a un nuovo programma di sonno è difficile per alcuni bambini. Siate pazienti e concedetevi del tempo. Parla ai bambini più grandi e agli adolescenti dell'importanza del sonno e delle buone abitudini del sonno. Quando possibile, cerca di aiutare i tuoi figli a mantenere una routine coerente di andare a letto e svegliarsi alla stessa ora ogni giorno. In questo modo, quando ricomincia la scuola, hanno già l'abitudine di dormire in programma. Il processo di regolazione di un programma di sonno può essere incrementale. Nelle settimane che precedono il ritorno a scuola, chiedi a tuo figlio di svegliarsi 15 minuti prima e di andare a letto 15 minuti prima di quanto non sia stato durante la pausa.
continua a regolare gli orari del letto e della sveglia con incrementi di 15 minuti ogni pochi giorni, finché tuo figlio non dorme e si sveglia all'ora desiderata per la scuola. Dormire. Buona routine della buonanotte. Rilassarsi alla fine della giornata può aiutare i bambini a dormire bene e prepararsi per la scuola il giorno successivo. Prende in considerazione attività rilassanti, come fare un bagno o doccia caldi, lavarsi i denti e levare i piatti, coccole con un genitore, cantare Ninna e Nanni, leggere con un genitore o individualmente, scrivere sul diario o meditazione. Oltre a un programma di suono strutturato e a una routine del buonanotte, l'igiene del sonno è essenziale per aiutare i bambini a dormire bene. L'igiene del sonno affronta sia le abitudini diurne che i must have notturni per garantire un sonno di qualità. I consigli per l'igiene del sonno per il ritorno a scuola includono: limita i sonnolini, evita la caffeina, l'esercizio favorisce il sonno e riduce lo stress, però tuo figlio non dovrebbe fare esercizio troppo prima di andare a dormire, poiché questo potrebbe impedirgli di addormentarsi. Mantieni la stanza buia, fresca e silenziosa. L'utilizzo dello schermo ritarda l'ora di andare a dormire e il tempo del sonno complessivo. Per evitare potenziali difficoltà di sonno, incoraggiare i bambini a evitare quanto segue nell'ora prima di andare a dormire: TV, computer e laptop, telefono cellulare, dispositivi portatili per videogiochi, altri dispositivi elettronici che emettono luce blu. Rinunciare ai dispositivi prima di andare a letto potrebbe essere difficile per alcuni bambini. Suggerisci forme alternative di relax, come leggere o scrivere un diario. Un nuovo anno scolastico è il momento perfetto per tornare a una sana routine. Abitudini alimentari adeguate all'inizio della giornata possono fare distrarre facilmente i bambini in classe e farli sentire eccessivamente affamati dopo la scuola e il resto della serata. Fai della colazione una priorità. Fare una colazione sana è un buon modo per iniziare la giornata. Per incoraggiare i tuoi figli a fare il pieno prima della scuola, siediti e mangia con loro. L'atto di fare colazione insieme dimostra che la colazione è importante. Se una routine mattutina frettolosa ti impedisce di sedersi a colazione, dedica 10 a 15 minuti in più per mangiare. Pianifica la colazione di domani, la sera prima, per risparmiare tempo al mattino nella preparazione. Una colazione equilibrata non deve necessariamente essere un pasto caldo elaborato. Includere cibi ricchi di fibre, come esempio cereali integrali, e proteine a basso contenuto di zucchero. Alcuni esempi includono pane tostato integrale con uova, cereali integrati con frutti di bosco e latte magro.
pranzo. Mangio un pranzo nutriente. Chiedi a tuo figlio come mangia a scuola e prepara un pranzo sano. Se a tuo figlio non interessano le scelte alimentari offerte della scuola. Pranzo al sacco la sera prima, se le mattine sono frenetiche. Coinvolgi i tuoi figli nella preparazione di pranzi salutari. Includere frutta intera come una mela al posto dei succhi. Cercare di includere verdure come carote o sedano. Scegli pane integrale per panini o cracker integrale per aumentare la fibra e la sazietà. Porta con te dell'acqua per incoraggiare tuo figlio a bere più acqua invece di bevande zuccherate. Molte scuole offrono il pranzo gratuito o ridotto per coloro che ne hanno diritto. Il snack. Snack per il dopo scuola. Prepara uno spuntino per incoraggiare tuo figlio a... Prepara uno spuntino nutriente per il dopo scuola. Trova lo spuntino della giusta misura per aiutarli a venire a cena affamati, ma non affamati come frutta, verdura, yogurt. Uno spuntino dovrebbe essere sufficiente per saziare la loro fame senza rovinare l'appetito per la cena. Trova il tempo per la cena. Sedersi in famiglia per cenarsi, se possibile. Se il dopo scuola è frenetico, come l'attività, risparmia tempo preparando i pasti per la settimana durante il fine settimana. Congela i pasti e riscaldi per cene veloci e salutari. Evitare di consumare pasti e spuntini davanti alla televisione per evitare mangiare troppo. Prepari i pasti insieme ai tuoi figli per aumentare la loro accettazione di nuovi cibi. E in conclusione, ci sono molte cose che le famiglie possono fare per aiutare a tornare all'apprendimento in persona il prossimo anno scolastico. Convalida i sentimenti dei tuoi figli. Aiutali a far fronte alla loro emozione e modellare sane capacità di coping per loro. Per favore, avanti per la transizione indietro. Organizza appuntamento di giochi all'aperto. Porta tuo figlio a visitare la sua scuola. Scrivi storie e disegna immagini su come potrebbe essere la scuola in autunno. Torna su un programma. Assicurati che tuo figlio dorma a sufficienza ogni notte e mangi sano. Sii paziente e non aspettarti cambiamenti durante la notte. Sii flessibile e gentile con te stesso se non tutto va come previsto. E assicurati di goderti il resto dell'estate. Se temi che tuo figlio possa aver bisogno di più supporto emotivo, di apprendimento, queste sono alcune risorse utili. Ecco alcuni libri che possono utili per te e tuo figlio mentre ti prepari per il ritorno a scuola. Grazie.